Ciao a tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro Pegan per un nuovo video. Oggi andiamo a dare alcune analisi e alcuni pronostici per quanto riguarda lo special betting. Prima di tutto vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciare un like e se non siete, non avete attivato la campanellina, attivate la campanellina per ricevere nuovi contenuti per quanto riguarda lo special betting. Vi ricordo sempre che iniziamo subito con i campionati che per me sono veramente molto molto fattibili, come la Premier League, Bundesliga e la Ligue 1. Iniziamo subito con la nostra Premier League, andiamo subito a mettere la nostra classifica, andiamo a fare alcune analisi, alcune spiegazioni per quanto riguarda i pronostici dati. Vi ricordo sempre che questo periodo della classifica della Premier League è davvero un po' incerta, infatti ci sono molti match davvero importanti dove bisogna fare soprattutto punti, come vedete Bielsa contro Arteta, Leeds Arsenal over 1.5, Aston Villa e Brighton over 1.5, davvero un altro match molto molto impegnativo, il Tottenham Manchester City over 1.5. Se andiamo a vedere la classifica, Tottenham è secondo in seconda posizione, Mourinho seconda posizione e Leicester prima posizione. La differenza di punti è di 1 tra il Tottenham e Liverpool, e con Leicester hanno una differenza di punti 1, quindi ovviamente Leicester viene da 3 vittorie, il Tottenham viene da 3 vittorie, il Liverpool viene da 2 vittorie, anzi da 2 vittorie e 2 pareggi. Quindi, come vedete qua, il big match, andiamo a mettere Tottenham Manchester City over 1.5, dove Guardiola deve soprattutto fare punti per confermarsi anche lui. Liverpool e Leicester 1.5, dove qui si giocano soprattutto il primo posto anche queste due squadre. Manchester United, West Brom, deve anche l'allenatore del Manchester United deve soprattutto vincere questa partita e fare punti, perché se andiamo a vedere la classifica, Manchester United 14ª posizione, in 7 partite ha fatto ben 10 punti. Davvero una brutta posizione Manchester United in Premier League, dove invece aveva posto la Premier League in Champions League, sta facendo davvero bene. Il Newcastle col Chelsea over 1.5, anche il Chelsea sta tentando la prima posizione con il suo allenatore Lampard e i suoi nuovi acquisti riguardo la squadra, e quindi Chelsea è a meno 3 dalla prima posizione, e anche questo è un 9.5. Poi ci spostiamo alla Bundesliga, che è un altro campionato rognoso dove quelli a comandare sono sempre il Lipsia, il Dortmund e il Bayern Monaco. Andiamo a vedere tutta la classifica, come vedete qua Lipsia, Dortmund e Bayern Monaco tra le prime 3 posizioni, poi c'è Leverkusen, l'Union Berlino, che è una grande sorpresa di questo campionato, è il Wolfsburg. Andiamo subito con i pronostici, come vedete qua il big match tra Francoforte e Lipsia over 1.5, l'Hertha Berlino di Piontek contro il Dortmund di Haaland è over 1.5, il Bayern Monaco over 1.5, una squadra davvero. Non abbiamo messo l'1, non ho messo tutto l'1 perché è a quota davvero basso basso, l'1 in casa, l'1 della vittoria del Bayern Monaco in casa è a quota davvero basso, quindi mi sono messo una quota che ha una grande probabilità di vincita, quindi over 1.5. Potete anche portare l'over 2.5, ma per sicurezza ho messo over 1.5. Dove questo ci spostiamo in Ligue 1, che come vedete è un altro campionato simile alla Bundesliga, dove in prima posizione abbiamo sempre il Paris Saint-Germain, dove vince quasi tutte le partite. In 10 partite ha fatto 24 punti, e un Paris Saint-Germain dove si vuole confermare anche quest'anno campione. Ma abbiamo un Lille sotto il Paris Saint-Germain che sta facendo un grande campionato, quindi andiamo subito. Lille Lorient 1, Reims Nîmes 1, sono squadre che vanno in cerca di punti, come vedete Nîmes ha bisogno di fare punti di salvezza per allontanarsi dalla zona di retrocessione. Quindi andiamo subito con l'Angers Lione 2, dove il Lione ha bisogno di fare punti, e poi dopo questi pronostici andiamo subito sulla nostra su Rennes Bordeaux 1-2 e Monaco PSG over 1.5. Ricordo sempre, non ho messo la vittoria PSG perché è un poco più scontata, è un poco meno quotata, e quindi
e andiamo a mettere 9 1.5, che è una grande probabilità di essere indovinata e continua sempre a fare cassa. Dopodiché ci spostiamo sul nostro grande campionato italiano, la Serie A, dove andiamo a dare alcune notizie. Per quanto riguarda la Serie A, con l'esordio di Prandelli in nella Fiorentina, il tampone positivo di Diego Godin, quindi non sarà disponibile, non sarà disponibile contro la Juventus, e anche Nandez non è stato convocato contro la Juventus per evitare, è stato il risultato del tampone negativo, ma per evitare convenienze, ha deciso la squadra di non convocarlo per questa partita. Andiamo subito alla classifica, vediamo qua il Milan, prima posizione quest'anno, con il Sassuolo secondo e il Napoli terzo, la Roma a seguire con la quarta posizione. Quindi andiamo a andare con i pronostici. Per quanto riguarda qua, andiamo subito, iniziamo Roma-Parma, 1x, e i più facili, 1 della Juventus, il 2 della Lazio contro il Crotone, l'over 1.5 dell'Udinese col Genoa, che è... stanno rischiando tutta la retrocessione, in 7 partite hanno fatto pochissimi punti, il Genoa viene da 2 sconfitte contro il Torino e contro la Roma, l'Udinese viene da un pareggio contro il Sassuolo e una sconfitta contro il Milan. Ricordiamo la rovesciata di Ibrahimovic del 2-1 che ha portato 3 punti a casa Milan. Andiamo subito con la continuazione di Inter Torino 1, Spezia Atalanta 2, Fiorentina Benevento over 1.5 con l'esordio di Prandelli, Sampdoria Bologna 1-2, Verona Sassuolo 1-2 e il big match di Napoli Milan over 1.5. Over 1.5, un big match dove Rotutto Gattuso contro Pioli dovranno confermarsi e fare tutto un grande punteggio, fare tutto a punti per la classifica. Ricordiamo che il Milan che è da un pareggio contro il Verona 2-2, una sconfitta nella Europa League, invece il Napoli viene da una vittoria contro il Bologna e una vittoria nella Europa League. Quindi il Napoli è davvero in gran forma, anche il Milan che ha risposto alla reazione che la sconfitta subita in Europa League poi ha risposto in campionato con un bel 2-2. Ricordiamo sempre di iscrivervi sempre al nostro sito betboots.org, dove trovate qualsiasi squadra e potete anche, facciamo un esempio, non su Serie A, vi ricordo sempre ci saranno sempre pubblicità per finanziare il nostro progetto, dove tutto è completamente gratuito. Vi ricordo sempre che ci stanno alcuni video da guardare per quanto riguarda il nostro canale Peppe Gamer, dove io andrò a fare alcune analisi e se guardate qualsiasi video guadagnate ben 100 punti. Vi ricordo qua ci sono sempre i pronostici da dare, come vedete qua Roma-Parma danno tutti l'uno scontato della Roma. Potete anche prendere alcune analisi da questi pronostici dati dai nostri utenti. Vi ricordo sempre che oltre ai pronostici potete guardare i video, potete rispondere, potete commentare qui sotto ogni squadra e guadagnare dei punti, potete iscrivervi a Fantacalcio. Spero che vi sia piaciuto questo video, che vi sia utile e vi siano utili queste analisi. Scrivetevi qui sotto se soprattutto avete alcuni dubbi per quanto riguarda questi pronostici. Vi ricordo sempre di lasciare un like, iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un grande abbraccio.